Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Siamo nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da imparare al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Maria Nicoletti, Ciao a tutti. che è una piccola ma grande cantante. E oggi che brano faremo imparare? Rondine al guinzaglio di Ultimo. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone all'inizio di 5 accordi che sono Do diesis minore, quindi dove ci sono i due tasti neri, questo è Do, Do diesis Mi, Sol diesis, forma il Do diesis, poi Re maggiore, Re, Fa diesis, La, Re maggiore, poi avremo il La maggiore, quindi Do, Si, La, La, Do diesis, Mi. Forma La maggiore, poi Mi maggiore, Do, Re, Mi, Sol diesis, Si, forma il Mi maggiore, e infine il Fa diesis minore. Quindi se questo è Fa, questo è Fa diesis, La, Do diesis, forma il Fa diesis minore. E sia la strofa che il ritornello hanno questi accordi e la successione è questa. Basta che ci sia posto per inabire qualche vecchio impianto e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio impianto. Dove vuoi, non dove sei, dove esiste, non ci sei. Ritornello. Bene, fino a qua poi c'è di nuovo la strofa, il ritornello e si ripete sempre uguale. Poi c'è la parte più veloce che ha comunque gli stessi accordi, ora ve la facciamo sentire, e poi c'è un cambio di tonalità con dei nuovi accordi e c'è il Sol maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Si, Re e Sol maggiore, il Mi minore, Mi, Sol, Si. Poi il Fa maggiore, Fa, La, Do. Ci sarà il Do maggiore che tutti conosciamo, Do, Mi, Sol. E il La minore, Do, Si, La, La, Do, Mi. Andiamo dalla strofa veloce e poi passiamo con il cambio di tonalità. Vi facciamo ascoltare. Dove il cielo si muove, se lo guardi attentamente, dove basta un minuto intenso per vivere sempre, dove piove ma tu esci per bagnare la mente, perché se la vita è nostra non ci ostacola niente, dove al posto dei piedi hai due pagine vuote, in ogni passo che compi loro scritturano note, dove è solo un'ipotesi e tu puoi solo pensarlo, ma ti basta perché ti riempi di idee per nutrirlo, quando sarà primavera tu portami con te. Con il Do maggiore. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Maria. Grazie.
Grazie. Per averci aiutato. E vi lascio in descrizione, come sempre, un paio di link per come imparare proprio gli accordi al pianoforte, il link su dove trovare il testo con gli accordi di questa canzone e la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao ciao!